Soprattutto ragazzi, sono molto scansione di questo nuovo episodio della Reunitale sulla mod del Great Warrior, Super 4, sono venuti 1, bentornati. Nello scorso episodio ho ricevuto abbastanza commenti in merito a diversi cambiamenti che dovremmo fare in questo episodio. Uno di questi è una modifica al piano, al nostro piano di rifacimento dell'esercito. Rimarrà invariata la parte di queste 80 divisioni principali di fanteria, però dovremmo aggiungere una parte di divisioni. Potremmo definire coloniali, mi avete detto di definire sahariane, però preferisco definirle coloniali perché non andremo a utilizzarle solo qui, quantomeno per adesso, cioè secondo i piani, magari poi alla fine le utilizziamo solo in Nord Africa. E come ho appena detto, sono truppe che andremo a utilizzare per adesso in Nord Africa e saranno composte da 4 battaglioni di cavalleria, molto piccole, ne faremo penso 40 in modo da gestire questo bordo e quantomeno da difenderci, non attaccheremo magari troppo. Però ci difenderemo essendo comunque cavalleria molto, cioè, è più veloce ovviamente la fanteria e dovremmo riuscire a gestirci abbastanza bene, avendo forse più divisioni di quanto ne riusciranno a schierare gli alleati, anzi l'intesa su questo nostro confine libico. È possibile che nonostante siamo meno forti a livello di singola divisione, riusciamo a fare qualcosa in termini di sacche avendo più divisioni, no? Ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questa serie se piacendo, e ovviamente iscrivervi al canale se vi sta piacendo la serie, se sta piacendo il mio canale in generale. E vi ricordo che l'iscrizione è molto importante per aiutarmi a crescere e a portare contenuti migliori per voi e per il mio canale. Quindi, detto questo, possiamo sbloccare il tempo e iniziare a fare tutti i nostri lavori di rifacimento. Tra l'altro mi avete detto che per aumentare gli uomini mi avete detto di fare questa parte del rinforzo dell'autorità della Repubblica, che ci dà 5%, porca puttana, avrei dovuto farle prima questa parte. Molto molto interessante, grazie ragazzi per questo suggerimento. Quindi, punti ne abbiamo pochini, però dovremmo riuscire a fare una nuova divisione vuota, che chiamiamo divisione coloniale o divisione di cavalleria, divisione coloniale. Allora, diamo un'occhiata un po', ora vi ho detto che sarebbe stata di cavalleria, però devo vedere un po' in termini di qui, statistiche come se la cavano. Quindi cominciamo a farla qui di fanteria. 10 di attacco, 12, c'è 1.2, 53 di difesa, va bene. Proviamo invece a farla ora di cavalleria. Sei, 1.6, 1.2, 52, 5. Ma sapete che non ho visto se l'attacco è migliore o meno? Sì, l'attacco è più alto così. Che facciamo? La divisione coloniale la facciamo così, allora ci mettiamo. O ci mettiamo anche la cavalleria. A sto punto facciamole così, normale, va? Le facciamo così. Divisione coloniale. Come la facciamo? Così, riserva. Facciamo normale. Almeno riusciamo a difenderci. Queste ne pianifichiamo 40. Non dovrebbe essere un problema, spero. Una volta sola. Qui posso farle uscire? No. Le facciamo uscire allora in Sicilia. Specificamente vediamo quanto ci toglie di. Vabbè, ci toglie un sacco di risorse, però ci serviranno ovviamente. Perfetto, ora non c'è solo che adempiere questa mancanza di artiglieria che non dovrebbe volerci neanche tanto. Diamo un po' alle nostre statistiche militari, anzi industriali. 31 fabbriche militari contro 33-36. Maledetti francesi. Hanno più fabbriche civili di noi, però quindi città crescono più velocemente, però non ci arrenderemo e ovviamente dovremo cercare di vincere. Come vi ho già detto, non andremo a combattere, non andremo a combattere in Africa italiana, perché a parte che non c'è ancora Africa italiana, comunque nelle nostre colonie Eritrea e la Somalia, perché sono piccole, non avrebbe senso difendere, non ci danno neanche risorse, quindi per il mio sarebbe meglio concentrarci in Nord Africa, che potremmo avere delle ottime risorse. Innanzitutto aiutare l'Impero Ottomano, conquistando l'Egitto, quindi niente più rifornimenti inglesi. Per combattere contro l'Impero Ottomano potrà aiutarci per sfondare in Russia e tante altre belle cose. E poi diminuire il potenziale, appunto, anzi il potere coloniale francese in modo che siano molto più deboli. Quindi è sicuramente una cosa che va fatta, però è difficile. Per noi è ovviamente difficile. Abbiamo un bel po' di problemi. Quando finiamo questa parte iniziamo a fare la parte di rinforzo dell'autorità della Repubblica, che però, come vedete, avremmo dovuto fare prima. Siamo un po' nella merda. Facciamo un nuovo metodo, così ci dà la fanteria migliorata. Qui facciamo un po' di estremamente, ci servono assolutamente punti per migliorare la nostra fanteria. Anzi, reequipaggiata si chiama, se non ricordo male. Qui registro sta andando bene. Sì, perfetto. Molto, molto bene.
Eccola qua. Siamo nella merda. Qui ancora non si è formato lo stato dell'Albania, quindi non possiamo andare avanti con queste politiche. È un problema. Non lo so se poi si possa presentarsi, se possa risultare un problema. Oh. Non lo so, vedremo. Cosa facciamo con espansionismo, innovazione? C'è qualcosa che ci dà più popolazione reclutabile? Qui, guardate, 1.5. Anche qua 1. Facciamo questo, allora, quantità. Ci dà 1.5 popolazione reclutabile. Ci vogliono molti uomini, perché questa guerra faremo, ovviamente, avendo una situazione di svantaggio, per adesso più uomini rispetto alla reale prima guerra mondiale, quindi contro l'impero centrale. Non ho visto, porca puttana, mi sembra si fosse bloccato il gioco, mi sono spaventato, quindi ho chiuso subito, va bene. Perfetto. E se nella prima guerra mondiale abbiamo fatto 650.000 morti reale, qui penso che ne faremo forse 1.000.000. Ditemi nei commenti secondo voi quanti morti faremo. Sarà comunque una guerra molto impegnativa. Hanno già nate tutte le divisioni, guardate che velocità. Perfetto. Quindi facciamo il nostro teatro. Mettiamo Emanuele Filiberto. Dicevo, facciamo un nostro teatro nordafricano. Che così è già sbagliato, quindi facciamo così. Ovviamente sarà una grande difesa. Perfetto. Perfetto. E da qui quindi possiamo direi rimuovere forse questi uomini. E anzi, direi che possiamo allungare questa No Man's Lens Sense anche fino a qua, in modo da coprire anche le coste. Fa schifo al cazzo, lo so, però per adesso teniamola così. Poi vedremo come organizzarla meglio, ovviamente. Sommergibili, niente. Potremmo fare qualcosina qua. Però prima mi avete detto anche nei commenti di sviluppare meglio le tecnologie dei carri. Qui potremmo fare un nuovo modello di artiglieria. Poi dopo vedremo di mettere a posto i carri. Qui uno sommergibile, va bene. Diamo un po' un'occhiata alla nostra flotta, che ammonta adesso a 125 pezzi, 99 divisioni. Ottimo. Dai, 2800 pezzi di artiglieria, manca ancora un anno, la prima guerra mondiale, quindi siamo messi benissimo. Quando è che finisce questa guerra di merda? No, comunque così non va bene. Facciamole spostare qui, al massimo facciamo. Così. Così già è più decente. Andiamo avanti qua con la quantità, che ci servono assolutamente uomini in più. Qui come siamo messi? Quasi finito. Questa prima parte rinforza l'autorità della Repubblica, ci ha dato l'altro 100 punti politici, quindi va bene, siamo contenti. Andiamo avanti qua. Con questo arriveremo? No, niente. Pensavo mi desse qualcosa in più di Partito Democratico, invece no. Comunque andiamo avanti. Dai, 100 punti. Qui ci dà produzione delle fabbriche più 5%. Molto, 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 molto bene. Che cazzo. Potremmo produrre più fabbriche, però non abbiamo lo spazio. Bisogna farne solo più una in Piemonte. Qui a breve sbloccheremo un po' di cose, finalmente, che dobbiamo mettere a ricercare nuove parti, anche industriali, spero ci siano, perché necessitiamo di avere più spazi industriali su cui costruire. Perfetto. Ci servono anche più equipaggiamenti in realtà. Allora, mortaio, qui potremmo fare, vediamo un po' la parte industriale. Possiamo andare avanti con la parte industriale? Questa dovremmo fare. Facciamolo. Poi con le prossime uscite a livello di navi non possiamo andare più avanti, perché ci vogliono 700 giorni. Quindi ci spostiamo da un'altra parte. Ecco qua. Non possiamo fare più niente, no? Beh, potremmo fare queste, ma sinceramente non le vedo
necessità per adesso. Qui prototipi dei carri. 501 giorni ancora no. Compagnie le possiamo ricercare. Facciamo le compagnie, quindi qui dobbiamo modificare cosa? Crostore leggeri, va bene. Dai, questo teatro qui del Nord Africa mi sembra... tra l'altro rinominiamolo, me ne dimentico. Dicevo, questo teatro del Nord Africa mi sembra davvero buono. Poi, qui come lo chiamiamo? Europa. Ma che cazzo è scritto? Eccolo qua. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora qui, come vi ho detto, sono forse un po' in ritardo. Non so se riusciremo a completare tutta questa parte e in più fare i vari trattati e le richieste appunto di territori territoriali per entrare nella fazione. Perché potremmo entrarci però senza richieste territoriali, di conseguenza poi ci prenderemo nel culo non prendendo niente nei vari trattati finali, che sarebbe una cosa molto brutta e sbagliata ovviamente, quindi... dobbiamo cercare di giocarcela meglio. Qui 1.5 di popolazione reclutabile in più, molto molto bene. Sarà comunque poco il reclutamento che riusciremo a generare, ma è già qualcosa. Qui facciamo questo. Abbiamo uno spazio di ricerca disponibile, niente navi. L'artiglieria no, qui non possiamo fare nulla, prototipi nemmeno. Possiamo fare però questa compagnia e la andiamo a fare subito. Dai, 700 pezzi di artiglieria, così possiamo iniziare finalmente a produrre nuove divisioni, perché come ho detto il mio piano militare prevede che... prevede altre 21 divisioni. Ovviamente queste qua del nostro esercito metropolitano, che servono per combattere qui in Europa, che si chiamano divisioni di fanteria e basta. Fanteria divisione, cosa? Non l'ho scritta io questa merda, eh. Divisione di fanteria. Mi avete detto di fare gli alpini, però da quando ha messo i dati, diciamo, per reclutare truppe speciali con dei punteggi, non l'ho più ricercate, perché non so, non ho capito come funzionano questi punti, non lo voglio sapere. Secondo me è un sistema di merda e non avrei voluto farlo, quindi io non li uso e basta. Mi dispiace perché sarebbero stati molto utili gli alpini qui a combattere contro i francesi, però, come vi ho detto, non possiamo farci assolutamente nulla. Dai, siamo nel settembre 1913, manca poco, un anno. Estremamente la divisione ci potrebbe essere utile. Vediamo quanto ci richiede in questa una divisione di equipaggiamenti. Allora, 1000, che cazzo dico? 168 pezzi di artiglieria, 1450 e 40 equipaggiamenti di supporto. Qui, come vedete, dobbiamo produrre 21. E devono andare qua. Quindi una volta mettiamone 21, anche se ovviamente andremo in negativo, però vediamo di quanto andiamo in negativo. Andiamo più uomini, perfetto. 12.000 e 2.000, neanche tanto. Sembra un buon piano, eh. Che ne pensate? Che ve ne pensate? Ma come cazzo parli? Queste robe ci servono. Quindi le facciamo. Motorizzazione per adesso non se ne parla. Quindi non modificare. Nuovi pezzi. Nuovi, sì. Equipaggiamenti della fanteria, nuovi fucili. Ci mancano ancora 120.000 uomini più o meno di reclutamento che dovremmo raggiungerli. In realtà penso che farò... non posso farlo, puttana Eva. Avrei voluto fare questo. Non posso ancora farlo. Dai, ci manca poco. Ci manca poco. Qui abbiamo altre popolazioni reclutabili, quindi lo facciamo subito. Assolutamente ci serve. Finalmente la guerra civile del Messico è finita. Andiamo a dare un'occhiata. Opposizione messicana, va bene. Andiamo avanti con la nostra dottrina militare, che ovviamente ci serve. Colpo di stato in Messico, va bene. Diamo un'occhiata ai nostri futuri nemici e anche ai nostri futuri alleati. Vediamo un po' come sono organizzati. Qui non possiamo ancora andare avanti. Qui neanche. Qui non abbiamo altre compagnie da migliorare. Cosa potremmo fare? Ah, ovviamente questa parte qui. Quindi facciamo questo.
parte industriale ovviamente ci serve tantissimo sempre. Quindi interrompiamo l'addestramento perché non so per quale motivo lo stiamo andando avanti, ma è un suicidio. Quindi non mandiamolo più avanti. Perfetto, quindi abbiamo finito, quindi altri spazi non abbiamo, quindi occuperemo la nostra produzione per fare un po' di infrastrutture qua. Sperando che non sia troppo un peso per il nostro apparato industriale. Quando cazzo finisce questa guerra? Qual è l'evento che la fa finire? Sì, dai, dovremmo farcela. Dobbiamo solo finire di ricercare questo, che ci metterà. Ah, 180 giorni, quindi minchia, saremo occupati per un bel po'. Andiamo avanti qui. C'è un po' d'acciaio. A sto punto io farei così. Guarda quanti esorci ci dà. Almeno in Nord Italia. So che è una cosa brutta lasciare il Sud Italia così messo di merda, però... se ci conviene fare questo, lo facciamo. Poi ovviamente vedremo di risolvere la questione meridionale, che è una cosa molto importante e seria, però adesso, in situazione di guerra, non possiamo permetterci di perdere. Guardate quante divisioni hanno schierato i maledetti francesi, eh. Vogliono proprio vincere, a quanto pare. Sono proprio sicuri di vincere? Che ne pensate? Qui mettiamo le nostre mitragliatrici leggere. Andiamo avanti qua. Ancora, ma avete rotto i coglioni. Ma sto Messico, basta. Basta Messico. Misto delle colonie, burocrazia, va bene, dai. Solo questo e altri. Fra 140 giorni riusciremo, anzi, sì, 140 giorni riusciremo ad avere un'ottima un ottimo flusso di uomini da reclutare. Qui non facciamo niente, qui nemmeno. Qui ci sarebbe qualcosa da fare? Sì, a voglia. Bello. Bello, io lo farei questo. Sono delle munizioni di artiglieria con qualcosa, con un gas dentro. Che ha un potenziale mortale, ovviamente. Cos'è, radioattivo? Non lo so. Comunque saranno scorie varie che si usano all'interno di proiettili dell'artiglieria, infatti c'è più di 10% di attacco dell'artiglieria, che è una cosa molto molto utile visto che lo stiamo usando. Perfetto. Dai, qui stiamo andando bene, ci servirebbe una produzione migliore. E qui appena riusciamo a riempire tutto qua, non lo faremo mai perché non stiamo producendo purtroppo fabbriche militari, non perché non vogliamo, ma perché non possiamo. 1.5 di popolazione reclutabile, perfetto, dai. Qui stiamo andando bene, sono davvero contento di tutto ciò. Ovviamente vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se siete iscritti, per supportarmi. Il canale, come avete detto anche molti, sta facendo dei passi giganti. Sono molto contento di tutto ciò, questa serie vi sta piacendo. Ovviamente dovete sempre scrivere nei commenti cosa suggerimenti o cosa vorreste vedere, perché è una cosa importante, in modo che io poi so come gestire la serie in base ovviamente alle vostre richieste, perché è così che funziona. Sì, qui siamo messi bene, eh. Secondo me potremmo avere dei successi qui. Ma, scusate. A Egitto? Ma che bandiera ha? Che strana bandiera, non me la ricordavo. Mi sembrava quella dell'impero ottomano. Effettivamente è un po' simile. Perfetto. Facciamolo, siamo arrivati al nostro momento di gloria. Avremo 5% di popolazione reclutabile in più, quindi avremo un sacco di uomini da reclutare, senza malus. E non faremo quindi questo, per adesso quantomeno, perché ci dà dei malus che sono piccoli, però ci danno fastidio ovviamente. Allora. Qui risorse consumate, anzi approvvigionamenti consumati, meno 5%, qui il Pertumano sta sfondando, va bene. Questa guerra non finirà mai, è infinita, cazzo. Tra l'altro ne hanno fatto uscire un bel po' di divisioni, guardate, ne mancano solo più 9. E per velocizzare questo processo, direi che faremo una cosa del genere.
Ci servirebbe del legno. Prendiamolo dalla Germania. Germania, il legno, grazie. Andremo a produrre più... Ovviamente la fanteria, ho sottovalutato questa cosa e ho fatto male, molto male. Però dovremmo riuscire ancora a metterci in sesto, quindi nessun problema per adesso. Il nostro esercito ammonta a 1.520.000 uomini. Per adesso in realtà 1.370.000, ma ci sono 123.000 uomini in addestramento. E direi che andiamo molto bene. Qui sta per facendo, sta per, cioè il Protonato sta per far capitolare la Bulgaria. Va bene. Va bene, Impero Ottomano. Stiamo producendo un sacco di pezzi di fucili e di fanteria, quindi... di fucili anzi di fanteria, quindi stiamo andando bene. L'ultima parte qua, 10% del tempo di estremamente divisione in meno. Poi, potremmo fare, a parte l'espansionismo, vediamo un po'. Qualità... faremo questa della qualità, così ci aiuterà per combattere ovviamente. Qui non possiamo andare avanti. Qui potremmo andare avanti qua, però vediamo se abbiamo qualche altra scelta. Sì, sicuramente ce l'avremo. Infatti qua ci aumenta queste videocamere l'efficacia della compagnia di ricognizione. Quindi ci serve e la facciamo. Perfetto. Molto 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 bene. Dobbiamo guardare. Qui siamo per finire. 41 fabbriche militari e non possiamo più andare avanti, purtroppo non abbiamo più spazi costruibili disponibili, mannaggia me, altrimenti forse avremmo anche battuto la Francia, purtroppo non ci siamo riusciti. Divisione 114, ce ne mancano ancora 6, quindi arriveremo a abbastanza divisione, arriveremo a 120 divisioni, molto buona come progetto. La Francia stimata 126-228, 43-42 fabbriche militari, 42-50 fabbriche civili... La marina non è andata avanti da quanto mi ricordo. Invece Germania 199-300, fabbrica militare 78-94, 83-94 fabbriche civili, quindi molto forti. E anche l'Austria-Ungheria è molto, mi sembra molto più forte della Francia. Parte per la marina, però l'industriale è più forte. Quindi siamo ovviamente contenti. Il Impero Ottomano farà schifo al caso. Infatti siamo molto più forti noi nel Impero Ottomano. Potremmo anche conquistarcelo, però la serie non ce lo permette. E basta, andiamo avanti. Finito, ottimo, quindi ora avremo un sacco di uomini. Vediamo un po' cosa possiamo fare qua. Infrastruttura. Sinceramente queste cose non ci servono. Io dico non ci servono, no? Però io non posso andare avanti qua perché non c'è ancora l'Albania. Quando verrà fatta questa Albania? Facciamo questo allora. Fabbrica militare. Molto molto bene, dai. 18 maggio 1914, vediamo un po' cosa stanno ricercando qua. Ancora niente di troppo guerreggiante. Perfetto, ora possiamo continuare con le fabbriche militari. Facciamo questo, allora, fabbriche militari. Eccoci qua. Sono pochine, però meglio di niente. Quindi che facciamo? Ovviamente abbassiamo le priorità di questo per fare fabbriche militari che ci servono di più. Allora, supporto leggero o supporto pesante? Supporto leggero direi, perché i carri per adesso li produciamo, quindi andiamo su quello leggero. E comunque mi avete detto ovviamente di provare a produrre autoblindi, però non penso che lo farò perché sarebbe troppo dispendioso secondo me, boh, non so. Questi autoblindi. A parte che non saprei in che divisioni mettere. Potrei provarci. Quanto ci manca la guerra, eh? Possiamo provarci. Vediamo un po' come potrebbe venire una di queste divisioni. Allora. Mettiamo. Compagnia. Ingegneria. E ricognizione. E dobbiamo mettere... così. Una roba del genere. Ma a me sembra che sia molto simile alla divisione di fanteria. O sbaglio.
Non lo so, no, non mi dice niente sinceramente questi autoblendi, quindi non li ricercherò. Cioè non li produrrò, anzi, ricercateli già ricercati. Però non avevamo nient'altro da fare, quindi tutto sommato va bene. Sì, come uomini di riserva siamo messi molto bene, secondo me. E tra l'altro devono ancora essere completati. Perfetto. Perfetto. Quindi qui dobbiamo continuare con la parte di qualità. Ora stiamo finalmente iniziando a produrre, anzi a costruire fabbriche militari. Molto bene, andiamo avanti qua. Qui la dottrina l'abbiamo messa al massimo, quindi per la guerra saremo sicuramente messi bene a livello della nostra marina. E questa cosa è positiva perché sono più forti, l'intesa è più forte rispetto a noi per quanto riguarda per adesso la parte navale. Parte militare di terra sicuramente saremo molto più forti noi. La parte aerea penso che... Ah sì, se le stanno producendo? La Germania ha una superiorità assurda. Guardate quanti cancellieri abbiamo noi. Non, come sempre non ce ne frega un cazzo. Ma che cazzo. La Spagna? Vediamo un po'. Spagna ha meno aerei di noi. Va bene, questa cosa è positiva. Tra l'altro non ha un partito, voglio farvi notare. La Spagna non frega proprio un cazzo di niente. Non ha un partito. Molto, molto bene. Avremmo forse più navi dell'Italia nel 1986? Questa cosa è interessante, eh. Magari riusciremo a fare una seconda guerra mondiale con 450 navi. Cioè, ovviamente immaginando che non ce le distruggano adesso. Allora, qui fatto. Potremmo fare infrastrutture. Calabria e Piemonte. Espansionismo qui dei porti. E mettiamo qua. Cacciatorpediniere. Abbiamo abbastanza convogli, immagino. Quindi non dovremmo averne bisogno. Avremo bisogno di alzare ulteriormente la produzione. Secondo me. Siamo in positivo, perfetto. Quindi, aspettiamo che escano queste due divisioni. O le facciamo uscire prepotentemente. Tanto non cambia un cazzo, ci basta solo più addestrarle. E le mettiamo in addestramento. Abbiamo 21 divisioni da addestrare. Molto, molto, molto bene. Siamo in positivo di tutto. Andiamo avanti con la qualità. Hanno aperto il canale di Panama. Complimenti Stati Uniti per il vostro operato, ma ci avete di fianco a voi una guerra civile. Io mi preoccuperei un pochino. Però, cazzi vostri. Molto bene, dai. Forse avremo necessità di produrre più equipaggiamenti di supporto quando attaccheremo. Non so bene esattamente adesso come sarà il nostro consumo di risorse. Vediamo un po' la Germania. Capisco. 150 navi, perfetto, dai. Stiamo andando bene. E basta, quindi ragazzi, per questo episodio ci vediamo al prossimo video di questa serie del Regno d'Italia. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace, se siete iscritti al canale vi consiglio di iscrivervi, ci vediamo presto in un prossimo episodio, ovviamente vi ricordo di lasciare un commento dicendomi come vi è sembrato questo episodio e come vi sta sembrando la serie e cosa dovrei fare, diciamo, per migliorare, ad esempio, il fronte del Nord Africa, che mi sembra che sia organizzato abbastanza bene per adesso. Però ditemi nei commenti come potrei migliorarlo, se va bene il modello che ho utilizzato, che è questo. Pensi commentamente da 8, ma scrivo al cazzo, potrei forse farlo da 10, però vedremo poi nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo presto nel prossimo episodio e ciao!